Allora, Presidente, un primo commento su questa prima uscita, non so quanto possa essere significativa, però insomma, lei in settimana ha detto mi piace che questa squadra sta lavorando molto con Auteri. Sì, lo dicevo con il mister ma anche con gli altri. E, erano parecchi anni che non rivedevo una squadra allenarsi con questa intensità, con questa voglia. Quindi sono contento da questo punto di vista. Il test di oggi chiaramente non fa testo, ma non fa testo perché la squadra che abbiamo incontrato credo che abbia iniziato da pochissimo, quindi anzi sono stati così gentili e carini a venire a fare questa amichevole, quindi credo che non sia questo il test che dobbiamo guardare. Però la squadra oggi addirittura si è mossa con un altro modulo per mancanza di qualche giocatore, quindi i ragazzi giovani credo l'abbiano fatto tutti quanti molto bene. C'è tempo ancora per lavorare, c'è tempo ancora per vedere i nuovi che sono arrivati che oggi non abbiamo visto, c'è tempo per recuperare qualcuno che magari in questo momento non è proprio al top. Crediamo di stare per costruire una squadra competitiva. Faccio l'ultima sul mercato, la vicenda Brunori, qual è il racconto? Ma Brunori poteva essere un'opportunità per venire a Pescara, il ragazzo probabilmente non si è sentito di tornare dopo la stagione. Definitivo? Ma qui non si tratta di no definitivo, il ragazzo probabilmente non si è sentito perché era stato qui e non aveva magari fatto benissimo, e noi vogliamo gente convinta, non è che dobbiamo pregare nessuno, quindi Matteo è un buon giocatore secondo me, però è chiaro che se deve venire a Pescara deve venirci con la voglia di venire a Pescara. Via Cesvetiro, Presidente, soddisfatto, e prossimi impegni futuri, si parlava di un amichevole di Alto Lignaggio. Sì, adesso stiamo ragionando un pochettino anche per portare un po' tutti sullo stesso livello, perché è evidente che per fare amichevoli importanti devi comunque avere gente che ha nelle gambe un po' di minuti di lavoro, un po' di giornate di lavoro. Piano piano ci arriveremo, poi c'è tempo fino al 29 di agosto per fare le amichevoli. Allora, io parto proprio da quanto diceva Andrea su Brunori. Il fatto che stavate comunque cercando un attaccante centrale significa che oltre De Marchi e Ferrari volete tre numeri 9, tre centravanti? Ma significa che se vuoi fare un campionato che sia un campionato importante non è che puoi pensare di avere i giocatori contati, e quindi significa che un altro attaccante lo prenderemo. Galano e Busellato non erano presenti oggi, acciacchi fisici o scelte visto anche il mercato? No, Galano e Busellato si stanno allenando, non sono, come dicevo prima, non sono al momento al livello degli altri, quindi è inutile rischiarli e magari a rischio che si facciano male. Poi il mercato è sempre alle porte, quindi se un giocatore ha delle richieste, io non ho mai legato nessuno, figuriamoci se leggo Galano e Busellato, però devono avere le richieste. Memusciai poco fa ha detto: io non mi sentirò mai una zavorra per Pescara, se la società mi dovesse dire di andare via io vado via senza problemi. Oggi è apparso molto molto brillante, qual è la volontà della società su Memusciai? Memusciai non è mai stato in discussione, non è mai stato in discussione perché a parte che ha sempre dimostrato l'attaccamento a questa maglia, poi si è fatto trovare pronto, sta lavorando come un ragazzino di 19 anni e oggi l'abbiamo visto che insomma, è abbastanza in palla già dai primi giorni al ritiro, quindi per noi non c'è nessun problema. Memusciai non ha mai creato problemi, per cui se non ci saranno volontà diverse, Memusciai sarà un giocatore di Pescara. L'ultima da parte mia, dove dovete intervenire adesso sia sulle uscite che sulle entrate? Per esempio Sorensen, che è partito dall'inizio, un'indicazione che potrebbe anche lui restare, oppure... Ma Sorensen, io continuo a leggere tutti i giorni che Sorensen deve uscire, che Valdifiori deve uscire, che questo deve uscire, cioè devono uscire se hanno, prima di tutto se hanno delle richieste, se hanno volontà di uscire, ma se non hanno volontà di uscire sono giocatori che io credo che in Serie C siano giocatori importanti, anzi forse troppo importanti. È chiaro che ci saranno da fare dei sacrifici sia da parte della società che da parte dei giocatori, però se dovessero restare nessuno sicuramente si strapperà i capelli perché non sono andati via. In entrata? E in entrata dobbiamo fare qualcosa perché i due quarti, come vuole giocare il mister, sono due e quindi bisognerà metterci altri due giocatori, e la punta ne abbiamo già parlato, e poi credo che alla fine faremo un altro difensore centrale per numero, perché giocando a tre chiaramente ci vorrà, dopodiché siamo a posto.
Quindi diciamo che il 3-4-3 di oggi, il 4-3-3 di oggi era solo di emergenza. Ma il 4-3-3 di oggi credo che sia un'emergenza dovuta al fatto che Nzita aveva avuto un problemino stamattina in allenamento e quindi il mister non l'ha voluto rischiare e ha giocato il 4-3-3. Un'ultima, Presidente, ma queste offerte per Sorensen e Valdifiori ci sono o no? Avete ricevuto qualcosa sul tavolo dai dirigenti? Ma io per quanto riguarda Sorensen ho parlato qualche giorno fa con gli agenti che dicono che hanno qualcosa, però al momento di concreto non c'è nulla. Valdifiori lo stesso, ma non è, ripeto, sono un problema nel momento in cui non hanno la volontà e non si allenano bene e sono negativi. Credo che Sorensen e Valdifiori tutto si può dire meno che questo. A proposito dell'Icardi, perché era nella stessa situazione di Brunori con la Juventus, ci puoi dire com'è la situazione? No, non era nella stessa situazione di Brunori, perché Brunori era una cosa. Intendevo stessa società. Era una cosa, diciamo, quasi fatta. Dell'Icardi è stato solamente un pur parlare con la Juventus, ma abbiamo sul taccuino di Matteassi ci sono tanti nomi in quel ruolo.